Buonasera, sono Ciro di Francia e presiedo un osservatorio per la tutela dell'ambiente e della salute. Non potevo non aderire a questa bellissima iniziativa, coordinamento Flegreo per il mare libero, di una città, poi non dimentichiamo che Pozzuoli è una città di pescatori. Ed avere il mare in queste condizioni chiaramente bisogna necessariamente ribellarsi. Ormai sono anni che affrontiamo le questioni dell'ambiente, questioni del mare, risorsa eccezionale, e se noi partiamo da via Napoli, dove c'è lo scarico per il troppo pieno del collettore borbonico, per arrivare all'Icola, per le cose che diceva Umberto Mercurio, passando per tutti gli abusi su cui si soffermerà sicuramente Claudio, su tutti gli aspetti legali e su tutte le necessarie iniziative che bisogna assumere, allora questa è un'iniziativa, deve essere una delle tante iniziative, perché i nostri livelli istituzionali devono finalmente comprendere che la città di Pozzuoli merita ben altro. Certamente non merita di ogni 4-5 anni che passa qualche candidato alla regione, come farà sicuramente prossimamente il nostro governatore, per prometterci la Romagna del Sud e 30.000 posti di lavoro, così come è stato fatto 4 anni fa a Rione Terra. Non possiamo noi continuare a pietire screening oncologici quando poi le associazioni di questa regione, con Fiume in pieno, stop al biocidio, hanno ottenuto una legge nel 2014 con lo stanziamento di 33 milioni di euro per la Campania, per gli screening oncologici, alla nostra ASL Napoli 2 Nord, piena terra dei fuochi, sono state assegnate 12 milioni di euro per l'annualità 2014-2015. La settimana scorsa abbiamo chiesto una rendicontazione. E bene ha fatto l'associazione Licola Mare Pulito a chiedere a livelli istituzionali che ci siano degli screening specifici, in modo particolare per l'accertamento se esistono metalli tossici nel nostro organismo, perché i fondi sono stati stanziati per questo. Allora noi abbiamo fatto tutte le parrocchie che esistono a livello istituzionale, ci siamo incontrati con la Commissione regionale sull'ambiente, con la Commissione nazionale ecomafia. Ci siamo incontrati in città metropolitana. Con gli abusi che esistono in questa realtà è giusto che vengano individuate delle responsabilità, e solo in questo modo probabilmente ci sarà meno rassegnazione da parte dei cittadini, perché io leggo in giro tanta rassegnazione, avendo fatto tante battaglie la gente è rassegnata. Il segnale di stasera significa che vogliamo andare avanti per ottenere dei risultati concreti. Noi come associazione ci siamo, speriamo che ci sarà con noi tutta la cittadinanza. Grazie. Bravo.